Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Prima di iniziare faremo una preghiera di connessione con l'Arcangelo Michele e gli angeli della coscienza micaelica. Vi chiedo con amore di mettere le mani nel vostro cuore e di chiedere ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere più di uno, potrebbero essere tutti e tre. Ok? Bene, iniziamo la nostra lettura, cioè no, la lettura, la preghiera di protezione. E iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco ma il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, fisica in tutti i livelli per me e per tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo questa lettura. Chiedo che tutte le persone coinvolte possano ricevere i messaggi più appropriati per loro e per il loro massimo bene, per il massimo bene supremo. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica, Maria Regina Celeste. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, vediamo un po' cosa ci vogliono dire le carte. Ok, vediamo un po'. Lascia andare il controllo. Lascia andare il controllo per il gruppo A. Mettiamolo qui. Vediamo un po'. Gruppo B. Territorio sconosciuto, tu sei esattamente nel luogo dove devi essere. Vediamo un po', gruppo C. Uscita la carta, protetto dagli angeli. Vediamo un po' le altre carte, i sussurri della natura, cosa ci vogliono dire. Vediamo un po', ecco qua. Illuminazione per il gruppo A. Gruppo B, credi nella tua comprensione interiore, quindi credi in te stesso, credi nel tuo sentire. Aspettate che sono cadute troppe carte, non, sono un po' troppe. Eccola qui. Gruppo C, speranza e felicità. Ora andiamo a vedere le carte delle fate. Come mai si è piegata questa carta? Che okay, gruppo A, tentazione. Gruppo B, speranza. Anche per il gruppo B c'è speranza.
Vediamo gruppo C. Eccola qui. Manifestazione. Interessante. Bene, bene, bene. Iniziamo a vedere la nostra lettura. Prima però volevo anche scegliere un messaggio da questo libro per tutte le persone coinvolte, il massimo bene supremo, Arcangelo Michele. Osserva meglio le sfumature, lo vedremo poi alla fine, va bene? Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Diciamo che è venuto il momento di lasciare andare il controllo, lascia andare la voglia di decidere, di stabilire come devono andare le cose. Va bene visualizzare ciò che tu desideri nel modo in cui vorresti che andassero le cose, però bisogna anche lasciare andare, bisogna anche staccarsi dal risultato e lasciare che sia l'amore divino, lasciare che sia la sorgente di amore, gli angeli, l'arcangelo Michele a far sì che gli eventi si manifestino nel modo giusto, perché bisogna anche avere un atto di fede, un atto di fiducia che tutto andrà nel modo più giusto per te e per il tuo massimo bene. Quindi lascia andare la tentazione di controllare, lascia andare la tentazione di seguire la strada più corta, la strada più semplice, la strada che diciamo che ti porterebbe dei risultati più velocemente. Quello è l'ego che ti sta diciamo ti sta in qualche modo confondendo le idee. La tua strada è la strada dell'ascensione, la tua strada è la strada dell'illuminazione, quindi troverai la luce, troverai le risposte, troverai l'illuminazione se lascerai andare l'ego, se lascerai andare il controllo, il bisogno di volere a tutti i costi che qualcosa avvenga immediatamente o qualcosa che debba andare come vuoi tu. Abbi fede e fiducia, prega di più, medita di più, connettiti di più con le frequenze della luce più elevate, con l'Arcangelo Michele. Chiedi all'Arcangelo Michele di liberarti, di guidarti, di proteggerti e di assisterti, e riuscirai a vedere l'orizzonte, riuscirai a vedere la strada più giusta per te e per il tuo massimo bene. Ok, passiamo al gruppo numero al B, al gruppo B. È un territorio sconosciuto per te, cioè ti trovi in una situazione dove hai un po' di confusione, non capisci cosa sta succedendo, non riesci a controllare le cose non stanno andando come ti aspetti che vadano, ci vuole anche qui il lasciare andare il controllo, va bene? Tu sei esattamente nel posto dove devi essere. Questo è il momento giusto, sei nel posto giusto al momento giusto. Devi lasciare andare semplicemente questo controllo che ti sta veramente opprimendo, ti sta veramente confondendo le idee. Non hai bisogno di chiedere conferme all'esterno, non hai bisogno di stare lì sempre a chiedere agli altri o a confrontarti con gli altri. Devi imparare a seguire la tua intuizione, devi imparare a sentire la tua voce interiore. Ma c'è una bella differenza tra la voce dell'ego che giudica te o le altre persone, e c'è una bella differenza con quella che è la voce di Dio. La voce di Dio è la voce della verità, la voce degli angeli è la voce che ti dà gioia. Gli angeli non ti parlano male degli altri. Aiutano a riconoscere la verità con fermezza, integrità, saggezza e verità, ma non giudicano. Quella voce giudicante è l'ego. La tua voce interiore invece ti sta dando una direzione precisa. Ascoltala perché ti guiderà nella direzione più giusta per te. Sei nel posto giusto, sei nel momento giusto. Ascolta la tua intuizione e tutto andrà per il meglio. C'è speranza perché tutto possa andare veramente nel verso
percorso più giusto per te, per il tuo massimo bene. Ci vogliono anche delle aspettative positive, va bene? Queste ti possono anche aiutare a cambiare l'esito degli eventi. Un'attitudine positiva ti aiuta a manifestare eventi sincronici e perfetti nella tua vita. Lavora con le affermazioni positive, lavora con la manifestazione, lavora per avere pensieri ed emozioni positive in comunione di intenti nella direzione dei tuoi sogni e lascia che tutto fluisca liberamente e tutto si manifesterà nel momento giusto, nel modo più giusto per te e per il tuo massimo bene. Ricordati, dice l'Arcangelo Michele, che sei protetta dagli angeli, va bene? Gli angeli sono intorno a te, gli angeli ti stanno guidando, gli angeli ti stanno aiutando, loro ti dicono che assolutamente continua a sperare, ad avere aspettative positive, c'è tanta gioia dentro di te, connettiti con quella gioia, connettiti con le frequenze più belle, più armoniose, con la pace nel tuo cuore, senti la musica del tuo cuore, fai cose che ti dà, canta, balla, scrivi, fai delle passeggiate nella natura, stanno arrivando delle bellissime giornate, connettiti con gli angeli, con le fate, con gli esseri della natura. Questo porterà manifestazione alle porte. Si stanno veramente manifestando i tuoi sogni, i tuoi obiettivi. Vedrai che tutto andrà assolutamente nella direzione giusta. Scrivi tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Ringrazia come che li hai già manifestati. Lavora sulla manifestazione, lavora sulla gioia. C'è tanta speranza per te, ma è una speranza positiva, cioè metti aspettative positive in questa direzione, nella direzione giusta, sei protetto, sei assistito, sei assistita e tutto andrà per il verso giusto, per il tuo massimo bene e per il massimo bene supremo. Bene, abbiamo concluso anche la lettura del gruppo C, leggiamo il messaggio per tutte le persone coinvolte. Spesso la soluzione, la visione essenziale che permette di inquadrare la soluzione in maniera risolutiva è da ricercare tra le parole non dette, tra i piccoli particolari che sfuggono all'osservatore superficiale. Ok? Bene, spero che questi messaggi siano di aiuto per voi per questa settimana. Io veramente auguro una buona manifestazione a tutti. Sono consigli che apparentemente sembrano diversi, ma tutti parlano di allineamento energetico, tutti parlano di allineamento alla luce, all'amore, uscire dall'ego, manifestare con gioia, con gratitudine, con aspettative positive. Quindi buona settimana di manifestazione a tutti voi. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che può portare beneficio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale, spirituale. È un grande aiuto, un grande aiuto, porta accelerazione nel vostro processo di riallineamento spirituale, nel vostro processo di evoluzione. Sono aperte le iscrizioni per il percorso di coaching di 2 mesi che inizierà il 31 di marzo, dove insegnerò a connettersi con le nuove frequenze di luce, tutti gli aspetti del riequilibrio energetico, la guarigione in presenza, la guarigione a distanza, l'autoguarigione, la guarigione con la foto, la guarigione con lo sguardo. Ogni settimana verrà trattata un argomento diverso. Insegnerò logos healing, 5 lezioni meravigliose su logos healing, riceverai 4 sessioni di riequilibrio energetico, è un pacchetto veramente completo, tutti gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, tutto il materiale didattico. Contattami se sei interessata a partecipare, è un percorso che si farà su Zoom e lavoreremo su Zoom circa 2 ore per ogni lezione a partire dalle 20:30 di sera, quindi venerdì 31 marzo 2023. Iscriviti perché ci sono solo 6 posti disponibili. Per chi invece è interessato
come dire, a fare un percorso di coaching one to one con Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che aiuta ad eliminare tutte le paure, i sistemi di credenze, i blocchi, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, in allineamento con la tua anima, i tuoi sogni ed obiettivi. Quindi puoi lavorare sia per sciogliere i blocchi e le paure, ma anche per la manifestazione. Andremo prima ad eliminare tutto ciò che ti sta impedendo di manifestare e poi andremo a lavorare sulle resistenze legate ai tuoi sogni e poi lavoreremo con la riprogrammazione. Quindi puoi prendere informazioni anche sul mio sito internet connessioniangeliche.com, dove ci sono anche le tariffe, i costi. Quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Io vi saluto, buona settimana a tutti. Un bacione a tutti, ciao ciao.